nel nostro continente stanno avendo la meglio i populismi, i nazionalismi, stanno avendo la meglio quelli che dicono che per risolvere il problema bisogna creare muri, mettere fili spinati, chiuderci. Ecco, questo sta succedendo. Noi è da questo pericolo che dobbiamo guardarci, non da altri. E questo pericolo noi ce l'abbiamo a casa. Ecco, allora vedete, è molto triste quando in Europa sento dire che non è tempo di occuparci di chi ci abita vicino. No, 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 non è questo il momento, perché siamo a corto di risorse. Noi dobbiamo pensare ai nostri concittadini, non alla sorte di chi ci abita vicino. Mai ricetta fu più sbagliata, mai, mai, mai. E io penso che noi, se siamo lungimiranti, dobbiamo occuparci anche del Mediterraneo, anche delle sorti di stabilità della nostra regione, comune. Ed è per questo che ritengo che noi dobbiamo lanciare un grande piano strategico per il Mediterraneo e l'Africa, e lo dobbiamo fare ispirandoci al piano Marshall. E non perché noi pensiamo che così generosamente risolveremo qualcosa, ma per l'interesse comune della sponda nord e della sponda sud, perché se noi non stabilizzeremo i paesi che oggi hanno insicurezza, saranno quei paesi a destabilizzare tutti noi, e nessuno l'avrà vinta questa partita. Quindi non si tratta di generosità, colleghi, si tratta di visione. Dobbiamo riuscire a condividere una visione, una prospettiva, non occuparci solo del sondaggio di domani, ma di quello che avverrà nei prossimi decenni.